Ciao, sono Marco Pira, 40 anni, risiedo a Caselle già da 2 anni e mi occupo di risparmio energetico e fonti rinnovabili. Ho avuto esperienze sia come dipendente che come lavoratore autonomo con diverse attività a Torino. E logicamente è difficile convincerti a darmi il tuo voto in 3 minuti, anche perché se non mi conosci. Ti inviterei quindi a vedere il mio profilo Facebook, il profilo Facebook del Movimento 5 Stelle di Caselle, il mio profilo Twitter, il mio blog e appunto faccio parte del Movimento 5 Stelle di Caselle e ne curo l'informazione sia dal punto di vista verso i media che verso la cittadinanza. Collaboro con i consiglieri comunali. Da più di un anno nel leggere tutte queste cose che fa appunto il Consiglio Comunale. Proponiamo interpellanze, mozioni, azioni istituzionali, ecco, mettiamola così. E tutto questo lavoro viene poi divulgato all'esterno attraverso i banchetti che abbiamo opportunamente trasformato inserendo l'audio. L'audio secondo noi appunto è uno di questi dei sistemi più importanti per andare verso fuori, verso i cittadini, per esporre le nostre idee, quello che facciamo. Mi sono occupato tra l'altro dell'organizzazione del V3 Day, dove hanno partecipato circa 400 attivisti. Partecipo appunto alle commissioni consiliari, dove si discutono le cose più importanti che poi vengono trattate anche in Consiglio Comunale. Cerco di essere d'aiuto agli altri gruppi, sia quelli che già viaggiano da soli, ecco, che quelli di nuova Penso che costituzione. l'integrazione tra i gruppi sia una cosa molto importante, infatti mi sto battendo per cercare di creare un sistema informativo intragruppo dove proprio tutte queste energie non siano buttate via inutilmente. Avendo la fortuna sfortuna di essere disoccupato, mi incontro con gli attivisti della mia zona tutte le mattine e assieme guardiamo le varie cose che sia la cittadinanza ci segnala gli atti del comune che ogni giorno fa e soprattutto controlliamo il territorio quotidianamente, un'azione che è molto importante. Ho imparato a leggere regolamenti, atti, statuti che servono poi per capire dove puoi andare a parare, quindi ad esempio combattere la speculazione edilizia, che è una delle cose dove ci sono più affari e malaffari. È un lavoro duro e impegnativo che però dà grande gratificazione, e anche perché i cittadini informati possono fare veramente la differenza, sia in comune che in regione, che fino in Parlamento. Così come appunto noi attraverso i nostri parlamentari, che sono la nostra stella polare, noi parliamo attraverso loro, la stessa cosa vorrei essere io per voi. Tutto qui. Grazie.